Un nuovo cessate il fuoco, raggiunto sembra anche grazie alla mediazione ONU, ha fermato i violenti scontri armati esplosi mercoledì notte e andati avanti fino alle prime ore del mattino attorno al vecchio aeroporto internazionale a sud di Tripoli. Le ostilità sono iniziate a meno di 24 ore dal termine della conferenza di Palermo, quando i miliziani della settima brigata di Tarhuna, esclusi dal summit e già protagonisti degli scontri che avevano paralizzato la capitale ai primi di settembre, hanno preso ad avanzare verso la vecchia infrastruttura, andata distrutta nei combattimenti del 2014. In serata hanno annunciato la conquista dell'aeroporto, piazzando checkpoint e barricate lungo la strada e scontrandosi poi per diverse ore con le forze di sicurezza centrale prima di ritirarsi in seguito alla tregua. Un'esplosione di violenza che, secondo molti analisti, rappresenterebbe un prevedibile contraccolpo al summit. Il timore dei miliziani sarebbe quello di ritrovarsi esclusi da un eventuale accordo tra il governo di unità nazionale di al-Serraj e le forze cirenaiche del generale Haftar, accordo che, al di là delle dichiarazioni di rito, appare peraltro ancora lontano dal concretizzarsi.